Non saprei come iniziare questo video, quindi inizierei con un buonanotte, visto che sono mezzanotte e 5 minuti. E sì, sto muovendo la telecamera come uno stronzo, perché sono ancora uno stronzo, ma la bella notizia di questo video è che è l'ultimo video in cui io sarò uno stronzo. Perché questa cosa qui lo scoprirete appena io continuerò a fare lo stronzo e aprirò questo pacco rigorosamente al contrario per non far vedere i cazzi miei. E quindi niente, andiamo a vedere cosa c'è in questo pacco, anche se io lo so già. Anche io vorrei condividere con voi il piacevole suono e la piacevole sensazione che dà aprire i pacchetti con un taglierino, ma non posso ancora, non posso, perché dopo, spoiler, altro spoiler, ma questo riguarda un altro video, quindi niente, non vi interessa, appunto è uno spoiler. Ecco ragazzi, grazie a questo magnifico oggetto io potrò non rompere più i coglioni, quindi buttiamolo via e prendiamo questo sacco che è insacchettato come se fosse un dildo, quindi scopriamo se mi hanno mandato un dildo. Ovviamente mi hanno mandato un dildo perché sennò che cazzo sono uno youtuber a fare. È un dildo lunghissimo, ben 177 cm, non lo so, l'ho detto a caso in realtà, e con anche un plug vibrante per piaceri mai provati prima. Allora, questo coso qui, vediamo come funziona questo coso qui. Allora, butto via questo, ma ho appena pensato una cosa: la mia scrivania ha un cazzo di cassetto sotto, ma non fa niente. Allora, questa è una pinza per i capelli, tipo, sì, ma è durissima, quindi devo aprire il cassetto. C'è un bordello in questo cazzo di cassetto, e mettere questo coso così, molto stabile. Ah no, ma sono ritardato, questo è per il telefono. Sono ritardato, questo è per il telefono. Anche perché appunto se no sarebbe instabilissimo. Niente, sono deficiente. Quindi andiamo ad aprire questo cazzo qui, che ricordiamo è il plug, il dildo. Mi raccomando, essendo io maschio, ho preso un plug anale, perché se no, dove lo metto? Ecco a voi, la presentazione, la magnifica illustrazione di questo plug, che attenzione, attenzione, si sta indurendo e quindi pian piano arriverà alla sua massima lunghezza e sarà pronto all'utilizzo. Adesso lo monto sulla scrivania e vediamo se fa quel che deve. Il braccio, ovviamente l'avete visto, l'ho già piegato e tutti quanti si lamentano: è duro, è duro, è duro. Uno, è un dildo, quindi deve essere duro. Due, non è così duro, anzi, per le mie chiappe esperte è un gioco da ragazzi e si piega in maniera eccelsa, ovvero non cederà al peso e è facilmente modellabile per tutte quante le inquadrature che mi interessano. Sono una testa di merda, ho interrotto il video. Come vedete, cioè non che si sia perso niente, semplicemente dovevo fare riprendi a registrare, invece ho fatto stop. Comunque, a parte la messa a fuoco del mio telefono, che è uno Xiaomi Mi A2 Lite, vabbè, il difetto che ho detto prima, che ho notato adesso perché sono un pirla, è che rimane ovviamente aperto il cassetto. Vedrò come fare, se c'è un'altra opzione, ma comunque non me ne è fatto un cazzo, semplicemente perdo 2 cm di scrivania. La presa della scrivania è salda e minchia, sto facendo cadere tutto. Come vedete è salda. È comodissimo perché in questo momento io posso svitare e riavvitare. Qua è silicone di quello che è bru, quindi non si sposta minimamente. Io questo coso qui lo userò anche sulla spalliera del letto matrimoniale per guardare i video mentre sono a letto, quindi per me è big acquisto. E come dicevo prima, il braccio è solidissimo, nel senso che rimane come deve stare, non si fa piegare quando non deve, però quando deve invece si fa piegare abbastanza bene. Ripeto, la presa è fantastica, il modo in cui si avvita è fantastica, fantastico. Ho già montato la parte finale del braccio e ho già predisposto tutto quanto. Adesso voi non vedete come si vede perché il mio telefono registra di merda, ma questo telefono che ho preso
pagandolo zero, per registrare si vede molto molto meglio. Non è ovviamente la mia attrezzatura finale per registrare, ma ovviamente è non fare questa cosa qui. Adesso ho dovuto tagliare perché io, come una testa di merda, ho messo la fotocamera interna e ovviamente voi non vedrete mai la mia faccia. Dicevo, non è la mia attrezzatura finale per registrare, ma avendola pagata letteralmente zero, e dovendolo solo riparare, e il mio lavoro è riparare telefoni, PC, portatili, tablet, eccetera, eccetera, direi che è un gioco da ragazzi per me, perché è letteralmente la cosa per cui vengo pagato. Quindi farla gratis è peggio, però devo farla perché comunque ci guadagno un telefono, anche se ovviamente i pezzi me li devo comprare io in questo caso. Quindi niente, questo sarà il metodo di registrazione che userò per registrare, non credo, il mio volto, ogni tanto la mia voce, maggiormente questa parte della scrivania, quindi se devo fare robe che vedrete, e boh, di base è questo, quindi inquadrature frontali e dall'alto, perché ovviamente con questo coso qua lo posso muovere, quindi viene benissimo tutto. Quindi non vedo l'ora di usare questa roba qui per fare delle cose un po' più serie. Più avanti prenderò magari un altro telefono un po' più serio, con una scheda SD. Io amo registrare telefoni perché sono veramente comodissimi, oppure una telecamera. Che cosa che non ho mai usato, però appunto nella vita si impara costantemente, quindi potrei anche comprare una telecamera, una action camera, poi vedrò. E niente, questo era il video di merda. E vi dico video di merda perché appunto sarà l'ultimo video di merda fatto in questo modo, perché d'ora in poi le riprese saranno, uno, fatte meglio, perché non userò il mio telefono, ma userò questo telefono qua, che è un A3 600, cazzo dico, A310, è una 3 del 2016, e appunto verranno fatte meglio, quindi con una telecamera, fotocamera un minimo migliore. Ripeto, è provvisoria e non l'ho pagato, quindi buono, ecco, perfetto, si è tolta la fotocamera, adesso sembra Gesù Cristo. E oltre a questo saranno stabili, e con un minimo di progettazione dell'inquadratura, perché appunto non sono io che tengo il telefono in mano inquadrando anche cose che magari non dovrei inquadrare. Quindi niente, detto questo, ciao, niente, beh, non sparo cazzate da youtuber, quindi ciao.